Chains of Olympus. Le catene dell'Olimpo. Salve. Non sappiamo ancora il perché di questo titolo. Forse ha a che fare con le catene di schiavitù di Kratos. Forse è un qualcos'altro. Non mi dite che è una specie di labirinto? No, ok. Wow, che figata. È iniziata la notte, le creature qua, boh, hanno preso il sopravvento. Dentro le armature c'è tipo una cosa blu che fuoriesce quando li uccido. È come se fossero resi vivi dalla forza di Morfeo, tipo. Ricorda un po' la parte di God of War 2 per le strade di Atene. Il potere di Morfeo agiva persino su Kratos, ammaliato da una strana melodia. Gli sta venendo sonno? Via dalla nebbia, sì. Quanto pare la luce ha il potere di tenere a bada questa nebbia di sonno e di morte, di quello che caspita. Ma poi io non capisco. È caduto il carro di Apollo che trasportava il sole. Ah, accidenti, Medusa. Mi manca il vello d'oro, accidenti, era bello pararsi col giusto tempismo e venire ricompensati. Vabbè, si è un po' rincoglionita sta Medusa. Oh, bella questa nuova animazione di uccisione delle Meduse. Ah, ok, mi ricordo di sto coso. Dicevo, è caduto il carro di Apollo che trasportava il sole. E gli dei che caspita stanno facendo? Cioè, è un evento piuttosto serio. Perché nessuno interviene? Perché deve pensarci sempre Kratos? Serve qualcosa. C'è la sorgente di Medusa là dentro. Ah, la Medusa non viene in alto con me. Peccato. Oh! Ma te ci hai proprio rotto.
Vediamo che succede se faccio sto coso. Ah, ok, quindi sbucavano all'infinito da qui. No. Forse sì. Vabbè, senti. O sono resistenti le meduse al giorno d'oggi? Beh, non so quanto quella sia una medusa effettiva. Cioè, non mi pietrificava, mi stordiva. Mi manca un po' troppa vita per stare tranquillo. No, vabbè, facciamo così. Ok, così posso stare tranquillo. Lì è chiuso sto coso, non capisco. Mi proteggerà dalle tenebre e dal male che esse recano e arrecano. Cavolo, e che... Ah, brutti infami. Ma ci ho pensato effettivamente. Li avevo intravisti sti cosi, ma... Alla brace. Cosa è rispuntato qua per magia, grazie al cielo. La luce che tiene svegli, la luce che allontana il sonno, le tenebre, la notte. Wow, qui l'audio sta dando un'infinità di problemi. Tigre dai denti a sciapola notturna. Sto facendo attenzione a quando pararmi. È stato facile.
Abbiamo attraversato Maratona per arrivare nel Tempio dei Destrieri del Fuoco. I Destrieri del Fuoco sono i venti che spingono il carro del sole del dio Elio. Ah. Quindi anche se sono rappresentati come cavalli perché fanno da destrieri, in realtà sono dei venti. Ok, qui sicuramente qualcosa da fare dopo. Borea, il vento del nord. Qui riposa Borea, il vento del nord, che guida il carro del sole e i suoi fratelli Zefiro, Euro e Noto nel loro viaggio, conducendo il sole attraverso i cieli. E mentre Kratos si avvicinava al tempio, capì che la missione che l'attendeva era più immane di quanto immaginasse. Elio, il dio sole, trasportato da Apollo, no? O dico cavolate? Di nuovo, la strana melodia incantatrice risuonava nella nebbia nera di Morfeo, ammaliando Kratos. Ok, mi sono appena ricordato cos'era sta melodia, perché non me lo ricordavo all'inizio. La mia domanda è: dov'è il sole? Cioè, a parte, se il vero sole cadesse sulla terra, ovviamente sarebbe un problemino. Però, quindi, secondo questa concezione mitologica, il sole è una sfera sicuramente enorme, però più piccola, cioè, rispetto al sole reale. In ogni caso, che fine ha fatto? Lo troveremo tipo... Ah no, scusatemi, ho detto una cavolata. Il tempio in cui si trovava Kratos era il carro di Elio. Lo stesso carro che i destrieri del fuoco portavano nel cielo ogni giorno per consentire allo splendore di Elio di brillare sull'umanità. Kratos. Atena! Ma che cosa sta succedendo? Kratos, non c'è più tempo. L'Olimpo ti reclama. Sono stufo delle richieste degli dei, Atena. Io ho fatto abbastanza. E adesso toglimi tutti questi incubi. Non sta a te decidere quando terminerà la tua servitù. Otterrai la tua libertà col tempo. Ma per ora, l'Olimpo ha bisogno che tu obbedisca alla sua volontà. Il dio del sole è stato strappato dal cielo. Il tempio in cui ti trovi è il carro di Elio. Senza la guida del loro padrone, i destrieri del fuoco hanno condotto il carro del sole sulla terra. E senza Elio, nessuno potrà impedire a Morfeo di conquistare il potere assoluto. Molti dei sono caduti in un sonno profondo. Presto, tutti soccomberemo alla morsa nera di Morfeo. Che cosa vuoi che faccia? Devi trovare Elio e riportarlo in cielo, o il mondo degli dei e degli umani sarà perduto per sempre. Solo la luce può annientare la morsa di Morfeo. Atena! Atena! Mi sa che si è addormentata pure lei. La mia sorellona che mi parla di schiavitù. Cioè, già lei lo sapeva, credo, in questo punto della linea cronologica, che Kratos era suo fratello, fratellastro.
comunque, non capisco anche questo, cioè lui... Kratos resta ancora sveglio mentre... gli dei si addormentano. Accidenti, da dove sono salito? Ah, mi sa che mi sono perso uno scrigno. Credevo si continuasse dall'altra parte, perché c'erano delle scale, c'era un sentiero. Invece questa parte era... che uno si appendeva, quindi mi sembrava una cosa secondaria. Comunque sì, ripensandoci... Allora, non capisco bene il ruolo di Apollo, ma quindi... Elio guida il carro. Per un momento pensavo che Elio quindi fosse il sole stesso, cioè è lui che brilla. Però da quello che ha detto mi è sembrato di capire di no. Boh, non l'ho capito bene come l'hanno spiegato. Trova Elio e riportalo in cielo. Cioè, quindi è come se fosse lui il sole. Altrimenti i mondi degli dei e degli umani saranno perduti per sempre. Certo che ha un potere enorme allora il dio Elio. Porca miseria. Cioè, se casca dal cielo, Morfeo regna sovrano, si addormentano mortali e dei. Ci sono due vie. Lì c'è una leva. Boh, andiamo di qua. Ah, lì c'è un cancello chiuso. Ok. Gli dei ti consentono di salvare i progressi. Gli stessi dei che si stanno facendo un olimpico pisolino per ora. E invece Kratos no. Vabbè. Un vero spartano non dorme mai. E te pareva. Abbiamo combattuto abbastanza per ora, a quanto pare. Bello, li scaraventa come dei sacchi di patate. Ma quanto mi state sul cavolo? Ma oh, sti saltellini da caprette che fate? Questa si apre. Sì. Ma non posso finché c'è quello che mi rompe le scatole. Posso mica fare il giro per raggiungerlo? No, trappola, cos'è sto posto? Perché? Perché ste imboscate? Ah, non ho abbastanza magia per un attacco di Ifrit. E basta. Che bello, ripetizione. Sei rimasto solo, amico. Non è finita. Fastidiosi sti cosi. Ok, la porta che abbiamo visto prima, cancello. Oh, che? Ma... ho visto cose strane. Ah, come lo elimino quello? Forse sono costretto a fare il giro?
No, qui non sembra esserci. Come lo raggiungo? Ah, vabbè, credo di aver capito. Ora che si è sbloccato di là. Ovviamente. La magia ce l'ho e la utilizzo se può semplificarmi i combattimenti, ovviamente. Ah, e arriva il rimpiazzo, che bello. Ok, quanti siete? Due? No, oh. Troppo bella sta cosa che me lo fa fare all'infinito finché non muore. Ti detesto. Ma quanti siete ogni volta? Posso raggrupparvi, usare la magia? Venite qui, almeno in tre, dai. No, eh. E vabbè. Guarda come sgambettano. Ah, cavolo. Ah, quindi si può fare con quella presa. Ah, ho sbagliato due volte il verso. Ah, è quando hanno poca vita che gli fa l'esecuzione. Quanta vita c'hanno, però. E fatti acchiappare, no, questo fa le capriole circensi. Ora ci muoio questa cosa. Sono tipo dei satiri. Gli uomini capra. Prendo la magia perché lo scrigno per la vita. Posso prenderlo più avanti. Adesso però non devo farmi ammazzare da questo. Beh, mi pare di aver capito che comunque questi cosi sono fastidiosi da lontano. Poi nessun problema. Ah, ma lo scrigno della vita era... che seccatura. Vabbè, fatemi aprire questo. Magari non c'è bisogno che torni indietro. Dai, Kratos. Sto rischiando qualcosa, però, eh. Vabbè, abbiamo combattuto fino a poco fa, non credo ci sia un altro combattimento. Bottiglia, ammazzo famiglia. ...4.008 per potenziare ancora oppure 3.005. Ah, caspita, questo è un problema. Se erano solo loro, no. Perché io non tengo il becco chiuso? Perché?
tempio di Elio. Il tempio di Elio sorge sopra il carro del sole ed è la dimora di Elio, il dio del sole, trainato nel cielo dai destrieri del fuoco. Sorge ogni giorno a est e tramonta a ovest, dove riposa fino al nuovo giorno. Per di là c'è un save point, quindi... Ma porca miseria, pensavo si proseguisse di là. Oh mio Dio! Che spettacolo! Ok. No, non è ok. Devo consumare tutta la magia perché non posso rischiare di farmi ammazzare. Non so da dove mi riprende. No, ah, mi faceva tondo sulla cassa. Vabbè, che sfiga. Porca miseria, quell'attacco non si può parare perché è caricato. Questo qui. Ah, un po' di vita, perfetto. E, ah, dai, mi è spuntato il tondo mentre premevo tondo. È stato strano. Ah no, si prosegue davvero per di là, come avevo intuito. Molte musiche sono riciclate da God of War 1 e 2. Oh, resistenti queste statue. Per me sono sfere rosse facili, quindi... Beh, forse però un po' troppo non sbatti. Quante me ne danno, scusami? 57? 10. Vabbè. Le sfere però direi di conservarle per le lame del caos. Mai tutta questa generosità? C'è mica un boss adesso? No, boss no, ma si combatte. Che ti ho detto? Questa è una brutta rogna, che non ho magia. Due al prezzo di uno. Fanno tutti attacchi, no, tutti no, ma molti attacchi sono caricati e non parabili. Thank you.
E dai, resta giù, no, eh? Ma che ancora? Armatura, per spezzarla usa la combo Able. Ok, questo tipo mi sta molto antipatico. L'arma ha un raggio d'azione molto ampio, come le mie spade. E dai, basta, ok. Quanto ancora devo combattere? Ci siamo. Spirito di Ercole. Senza di Perione tiene punto quadrato. Ah. Sì, sta mossa non mi ha mai attirato molto. Oh wow, ce l'ha velocissima qui, triangolo, triangolo, triangolo. Rispetto al 2. E anche l'1. Sono sempre bellissime le mosse di Kratos. Prossimo potenziamento 8007. E le spade acquistano colore sempre più vivo. Ti sono grata per essere venuto, fantasma di Sparta. Il titano Atlante è stato liberato dagli abissi del Tartaro e ha preso mio fratello Elio dal suo legittimo posto nel cielo. Cosa vuole Atlante dal dio del sole? Elio incarna il potere del sole. Un potere così grande da distruggere il mondo intero. Non può finire nelle mani di un titano. Ti prego. Sottrai lo scudo del sole al suo trono. Varca le porte dell'Olimpo e mi troverai. Presto, Kratos. Persino ora mio fratello soffre per mano di Atlante. La sorella di Elio. Il cui nome era Alba? No, non mi ricordo. Cerca Elios. No, Eos. Ah, ok. Ecco. Nella caverna dell'Olimpo ti aiuterà a trovare suo fratello Elio. Eos. Sempre ritratta a petto nudo. Come tipo tutte le dee. No, Atena no in realtà. Vabbè, come la maggior parte delle donne qui in God of War. È per questo che è un gran bel gioco. Thank you.
Ah, beh, sì, è stato nominato Atlante e noi abbiamo giocato a God of War 2. E ci ricordiamo che i due si sono incontrati a un certo punto. E si è capito che quello non era il loro primo incontro. Si erano già conosciuti in passato. Adesso stiamo giocando a Chains of Olympus, che avviene prima del 2. Vabbè, anche prima dell'1. Quindi, vabbè, abbiamo capito. Più avanti assisteremo all'incontro fra Kratos e Atlante. Solo lo scudo del sole di Elio può aprire le porte del suo tempio. Mi sembra giusto. La sala del trono. Io glielo spacco il trono, ma è per una causa giusta. Aspettate, prima di prenderlo. Vediamo che c'è qui nei dintorni. Ma forse mi serve inevitabilmente per proseguire? No, mi sa che qui ci sono solo un po' di scrigni. Rovescio di Elio per parare premi L appena prima. Ah, è l'equivalente del vello d'oro, ragazzi. E non si usa così come sto facendo. Oh mio Dio, ci sto morendo. Ma che... Oh, andate al diavolo. Oh, ma che... Ah, dai. Vabbè, mi sto incazzando in modi olimpici. Ok, vedete, funziona così. Come il vello d'oro. Credo si possa potenziare, sì. Lampo di Elio. Offensiva di Elio. Credo permetta di contrattaccare. Io giocavo molto di contrattacco con il vello d'oro. Lampo di Elio, parata, offensiva di Elio. Cioè, dopo che... Ah, ok, ha solo un livello, vabbè. Ti permette di contrattaccare, insomma. Adesso è a tutti gli effetti come il vello d'oro. Beh, possiamo già intuire, siccome abbiamo giocato a God of War e God of War 2, che Kratos in qualche modo riuscirà a risolvere questa situazione del sole, Atlante, che sappiamo già, quindi poi verrà riacchiappato e rimprigionato nel Tartaro.
Questo ci sottolinea ancora una volta quanto sono stronzi gli dèi. Perché noi sappiamo che Kratos riuscirà in questa impresa, cioè già... Cioè è un po' uno spoiler, no? Sappiamo che Kratos sarà vittorioso. Riuscirà a impedire che il sonno di Morfeo sia la rovina del mondo degli umani e dei dèi. Mentre Kratos abbracciava la notte eterna, fuori dal tempio era cambiato tutto. Morfeo diveniva sempre più forte e i suoi messaggeri proseguivano l'incessante marcia. Sì, dicevo, sappiamo già che Kratos riuscirà nell'impresa. Eppure gli dèi non gli faranno la grazia. Dovrà poi uccidere Ares. Trova Elio, va bene, sorellona. Ma perché dovrei andare di qua, scusami? Ecco com'è il contrattacco. Sta roba? E basta. Ancora ripeto che non ho capito però perché sono venuto a combattere questi. Quello si è imbambolato. Cioè qui è comunque tutto bloccato. Ah, ok. E dai. Come sempre, combattimenti e minigiochi. I due elementi di gameplay di God of War. Devo sicuramente mettere le due statue lì. È davvero così semplice? Come si spingeva? Forse queste non le posso spingere. Aspetta un attimo. Credo di avere un mezzo ricordo. No. Mezzo ricordo sbagliato. Com'era? Come si caricava? Come lo fa fare? Ok, adesso posso... Sì, posso usarli come gradini, ma se non ricordo male, forse dall'altro lato c'era anche un passaggio segreto.
una cosa simile a God of War 1 durante la prova di Ade, se non ricordo male. Questo gli arriva il raggio. Ah, ma è obbligatorio, non è una cosa secondaria. Cioè, sta cosa sicuramente serve per proseguire. Cioè, questi gli arrivano i raggi solari nel sedere e poi li ridirezionano. Ah, sicuramente devo... Fantastico, 1 su 3. Sì, ma che c'è per di qua? Ah, un po' di ricompensine, giusto. Devi muoverti, non mettermi fretta. Molto bella la musica. Dell'Olimpo. Beh, ha senso che nel tempio di uno degli dei ci sia un teletrasporto all'Olimpo.